1972-2012, date significative per Confesercenti Sardegna, che festeggia 40 anni di attività associazionistica. Confesercenti rappresenta in Sardegna migliaia di aziende ed offre un capillare sistema di servizi alle imprese. Le sedi principali sono a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Confesercenti si propone di contribuire allo sviluppo delle imprese anche tramite associazioni di settore operanti nel turismo, nei servizi e nel commercio. I primi 40 anni di attività si celebrano oggi con una nutrita assemblea regionale, presenziata dal presidente regionale Marco Sulis e dall'intervento del presidente nazionale Marco Venturi. Quarant'anni di Confesercenti, che oggi si festeggia, ma si festeggia tra virgolette, perché il periodo attuale non è dei più favorevoli al commercio. Beh, non è dei più favorevoli, ma indubbiamente avere un'organizzazione che ha alle spalle 40 anni di esperienza credo che serva molto alle imprese, e da parte nostra stiamo cercando di lavorare per far sì che il paese soprattutto riprenda quindi la sua crescita, perché a questo indubbiamente è legato la crescita delle imprese, il che non vuol dire che dobbiamo solo aspettare che cresca il paese, dobbiamo farlo anche noi direttamente. Dobbiamo avere la capacità di innovare e quindi di competere, perché il mondo è sempre più aperto e quindi sempre più competitivo. Mario Monti è pronunciabile? Sì, perché no? No, noi abbiamo tenuto, diciamo, rapporti continui in questa fase. In questi rapporti ci sono stati dei momenti positivi che noi abbiamo giudicato positivi, ma ci sono stati anche tanti momenti critici in cui siamo entrati in conflitto con il governo, ma l'abbiamo sempre fatto con uno spirito positivo, cioè noi non solo vogliamo tutelare le imprese, ma sappiamo che le imprese si tutelano se funziona il paese, quindi non siamo controparti, però dobbiamo lavorare tenendo conto della centralità di questo ruolo importantissimo che nel nostro paese ha la piccola e media impresa. Dopo i saluti di rito delle autorità presenti, interviene il presidente regionale, che sottolinea la drammatica situazione in cui si trovano centinaia di aziende insieme ai loro familiari e dipendenti. Il presidente nazionale Confesercenti è stato molto blando nella critica al governo nazionale, ma oltretutto c'è una visione globale di tutte le regioni d'Italia. In Sardegna, invece, noi sappiamo che ci sono molti problemi, più di ogni altra regione, che gravano sulle imprese. Sì, dunque il presidente nazionale sicuramente sarà stato blando, ma non è un blando di debolezza. Lui si confronta tutti i giorni con il governo, quindi chiaramente deve avere un certo atteggiamento che deve essere costruttivo. Del suo lavoro noi lo ringraziamo tutti i giorni. In Sardegna rispetto al resto d'Italia la crisi è molto più accentuata. Noi abbiamo quella che è la cosiddetta nostra specialità, che è l'insularità. Abbiamo dei grossi problemi, noi abbiamo necessità di arrivare in Sardegna, quindi la prima cosa che io vado a toccare è il problema dei trasporti. Sinché non si risolve questo problema, sinché non si mette nelle condizioni noi sardi di muoverci in piena libertà con un concetto di continuità territoriale importante, e non si consenta al resto del mondo di poter venire in Sardegna a prezzi accettabili, noi non risolveremo mai nulla. Oltre ai trasporti abbiamo questa grave crisi dell'industria che ci sta martoriando, ci sta portando alla ribalta delle telecamere tutti i giorni, non va assolutamente. Abbiamo una cifra elevata di cassa integrati che non va assolutamente bene, abbiamo un calo del netto delle posizioni da dipendenti, e questo incide assolutamente su tutto, sui
consumi, sui consumi, sui servizi, su qualsiasi spesa, perché è chiaro che se una persona non è serena e non ha la possibilità di avere dei guadagni soddisfacenti che gli consentano di stare tranquillo, risparmia. Un'altra cosa fantastica in modo negativo è l'imposizione fiscale che noi abbiamo. Abbiamo un carico fiscale che ormai si attesta sul 65% e ormai non è più sostenibile, tant'è che l'ultimo numero del nostro giornale, che è in distribuzione proprio in questi giorni ai nostri associati, è eloquente. Dice, ne abbiamo le scatole piene, con tutte queste scatole, con tutte le imposte segnate. Effettivamente questa è la percezione della popolazione. La popolazione non è più disposta a pagare un qualcosa che non ritiene giusto, perché è elevato e quindi iniquo. L'assemblea odierna rappresenta l'occasione per consegnare le targhe ricordo agli associati con il più lungo periodo di attività e pergamene agli imprenditori in pensione o ai loro eredi. Data l'attuale situazione, carico fiscale, difficoltà di accesso al credito, riduzione del potere d'acquisto, problema dei trasporti e quant'altro, direi di consegnare la medaglia al valore agli imprenditori che riescono a resistere in questo difficile momento economico. Attualmente lei è presidente di Cresfidi, che fa capo a Confesercenti, e in questo settore sentirà maggiormente quella che è la crisi delle imprese, soprattutto delle piccole e medie partite IVA. Sicuramente all'interno della Cresfidi si percepisce maggiormente la situazione della crisi in Sardegna. Vederlo come dirigente Confesercenti è una cosa, vederlo come presidente di Cresfidi è un'altra cosa, nel senso che purtroppo le banche hanno chiuso completamente il credito alle imprese. È difficile mantenere quello che le imprese hanno a livello di fidi e di finanziamento tramite le banche, e ragion per cui oggi le nostre battaglie sono finalizzate a cercare almeno di parare i colpi e mantenere l'esistente. Ci vogliono alchimie, pozioni magiche per continuare a sostenersi? Ci vorrebbero azioni forti, non sto a dire quali, ma non è possibile andare avanti in queste condizioni perché le imprese stanno affogando. Alla tavola rotonda, la crisi del commercio e del turismo, incisivi vari interventi. Roberto Bolognese, presidente provinciale di Cagliari, descrive l'attuale situazione economica nell'isola come un treno in corsa, dal quale ogni giorno viene scaraventato giù un imprenditore. Antonello Solinas, presidente provinciale di Oristano, ritiene che l'unica soluzione per le imprese sia eliminare tasse e balzelli e creare la zona franca in Sardegna. Dario Capelli, presidente provinciale di Nuoro, sottolinea il trend negativo del nuorese, ove nell'ultimo anno vi sono state ben 220 istanze di fallimento. Le conclusioni: fare sistema coinvolgendo tutti i comparti, ripristinare la continuità territoriale puntando sul sistema turistico integrato. Ho una riflessione da fare sulla filosofia che è stata creata negli ultimi 50 anni, che rassomiglia molto a quella di Alessandro Manzoni, nei quattro capponi di Renzo che si beccavano mentre andavano a morire. Questo è stato creato fra i vari comparti, le varie categorie in Italia, ma soprattutto consumatori contro piccole e medie partite IVA, partite IVA contro consumatori. A tal proposito sentiamo il parere di Giuliano Frau, presidente di ADOC Sardegna. Sì, è proprio il problema della divisione, perché è opportuno che chi ha il potere divida le varie componenti. Oggi più che mai è inutile continuare a fare proprio come i capponi. Dobbiamo necessariamente trovarci tutti insieme, discutere dei problemi che attanagliano la nostra esistenza e fare in maniera di trovare il dialogo. Poi anche le idee più divergenti, che possono anche apparire obsolete o possono apparire anche troppo avveniristiche, vanno discusse tutti insieme.
1972-2012, 40 anni di ricordi per uno dei fondatori di Confesercenti Sardegna. Beh, noi siamo nati nel luglio del 1972, eravamo 7 commercianti che ci siamo riuniti per poter fondare questa associazione e aderire all'Associazione Nazionale, alla Confesercenti Nazionale. Quella di Cagliari è stata fra le prime 3-4 che hanno aderito alla Confesercenti Nazionale e di cui noi abbiamo sempre fatto grosse battaglie sia per la ex legge 400, per la legge 427 sulla legge sul commercio, sul 426 sul riposo settimanale, che per prima non avevamo neanche riposo settimanale, ma io con gli altri amici che abbiamo fondato la Confesercenti siamo stati dei pionieri per combattere anche la grossa distribuzione che stava iniziando a sorgere e abbiamo fatto diverse manifestazioni anche in tutto il Cagliaritano, in tutta la provincia. Abbiamo combattuto anche quando c'erano i famosi scioperi dei lavoratori, abbiamo sempre sostenuto queste lotte. Facciamo gli auguri a Confesercenti Sardegna per altri 40 anni di attività associazionistica, ma ci uniamo ad avere le scatole piene con tutte le tasse e i balzelli che attanagliano il nostro paese in questo momento.